benvenuti e abbiamo con noi in hotel due grandi ospiti, piccoli ma grandi, nel senso piccoli di età, però grandi nel modo di fare, Filippo e Serena. Sì. Però io voglio che loro si presentino subito e poi facciamo una piccola intervista e vediamo. Benissimo, come avrete intuito, io sono Filippo e lei è Serena. E noi in pratica abbiamo un canale YouTube, infatti può essere strano dirlo, però facciamo YouTube. Sì. E non da tantissimo tempo, infatti poi dopo vi racconteremo bene anche le nostre esperienze come giovani YouTube. In questo tempo. Esatto, sì. Sì, quello mi interessa tanto. E la particolarità è che, a differenza di tanti altri, noi ci dedichiamo al mondo dei camper e abbiamo iniziato con il restauro del nostro Lycone, che è un grosso Leica del 93, quindi è più grosso di noi, noi siamo del 97. E... più vecchio, sì. Più vecchio. Più vecchi di noi. Comunque abbiamo restaurato appunto questo camper ed è iniziato tutto con il primo lockdown, nel senso che noi... Come si chiama il canale, Serena? Così. Warech Adventures si chiama il canale. Vabbè, poi vi lasciamo il link. Sì, sì, sono su YouTube, Instagram, Facebook. Un po' dovunque. E durante il primo lockdown siamo rimasti a casa, come tutti, non potevamo lavorare, era tutto chiuso e quindi abbiamo dovuto trovare un qualcosa da fare. Questo camper noi ce l'avevamo già da qualche anno, ma non abbiamo mai avuto l'opportunità di metterci in mano e è venuto un po' naturale. Sì. È una cosa nata da... per gioco. Esatto, per okay. Gioco e per passione. Tempo, esatto, anche. Allora, qual è la prima difficoltà che avete trovato quando avete iniziato questo progetto? No, del camper, sì, perché sì, poi sì. So che avete fatto anche un giro sul Po, poi ne parliamo. Sì, sì, sì. Però parliamo prima del primo progetto, qual è la prima difficoltà? La difficoltà più grande nell'approcciarsi al mondo di YouTube e tutto quanto è un po' l'imbarazzo verso la telecamera, okay, perché le cose le sapevamo fare, ci piaceva farle e ovviamente quando ti metti davanti alla telecamera all'inizio è veramente difficile essere naturali, parlare tranquillamente come... okay. Come poi sappiamo fare tutti in realtà, però poi la telecamera mette... E la seconda invece? Superata questa cosa, ok, che poi magari la fai come sì, viene. Sì, sì, la superi. Esatto. Bisogna un po' lasciare andare il timore, la vergogna, perché alla fine... Allora, quali competenze, vado un po' più nello specifico, ecco. Quali competenze avete dovuto inserire nelle vostre skills, insomma? Sì, diciamo che... cioè, ma a livello di YouTube sì, o sì, sì, anche sì. Manuale del... Vabbè, manuale okay. Sicuramente qualcosa avete dovuto imparare. A livello imparare. Di YouTube. A livello di YouTube, sì. No, ma nel fondamento, cioè, fortunatamente è stato tutto abbastanza naturale perché fare i lavori manuali ci è sempre piaciuto, quindi noi abbiamo iniziato facendo una cosa che ci piace e nella quale riusciamo abbastanza, poi ovviamente c'è sempre da imparare. Però ieri mi hai detto che tu facevi invece? Ah sì sì, no, io provengo da tutt'altro settore, okay. Infatti quando abbiamo aperto il canale tutto ero direttore commerciale di un'azienda che vendeva gioielli. Cioè, proprio non c'entra assolutamente niente, però fin da piccolo comunque mi è sempre piaciuto smontare gli oggetti, ricostruirli e lavorare con le mani. Infatti io di studi professionali ho studiato meccanica, poi una volta finiti gli studi mi sono detto mi piace riparare la macchina, riparare la mia macchina o magari la macchina della mia ragazza, il mio camper, però non voglio chiudermi tutta la vita in un'officina. Perfetto, quindi avevi già quella passione. Sì, dentro. Sì, sì, quella passione fin da piccolo, okay. Mi è sempre piaciuto il fai da te, costruire, smontare. Perfetto. Quindi quello lì è un background che ho sempre avuto. E poi tu hai trascinato Serena o viceversa? Ma in realtà ci siamo molto trovati su questa cosa, perché magari io a livello di competenze non ho studiato, però mi è sempre piaciuto mettermi anche io a fare, ad esempio, la cameretta, riverniciarla con le mie mani. È una cosa che anche io ho avuto trasmessa un pochettino da mio papà, però non ho mai potuto metterla in pratica, non c'è mai stata occasione, quindi ci siamo un po' trovati su questo argomento come altri e... abbiamo iniziato. Sì, e poi la cosa che ci ha fatto scattare il tutto è che noi appena abbiamo comprato il camper, questo 5 anni fa ormai, e che non avevamo il canale, non avevamo niente. Quello grosso, quello che c'è sul logo del nostro canale, fra l'altro, che è un mansardato. Ah, quindi l'avete comprato voi? Sì, 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 assolutamente. Okay. Pensavo che era dei vostri genitori. No, un camper usato, ovviamente, un camper da 12.000 euro abbiamo preso. Piano piano ha messo da parte qualche soldino. No, è una bellissima. Alla fine l'abbiamo pagato come una macchina, quindi... Sì. Esatto. E appena preso, in pratica, l'abbiamo portato in un negozio di accessori per farci riparare due cosine che ci sono dentro e i lavori che ci hanno fatto non ci sono piaciuti, no? E quindi abbiamo detto, quel lavoro lì potevo farlo meglio io se l'avessi fatto. E da quel momento lì abbiamo proprio messo una pietra sopra che, salvo che servano dei macchinari, chissà quali particolari, così... piuttosto li facciamo noi. Sì, che almeno so come li ho fatti, belli o brutti che siano,
Questa cosa capita anche a me. Capita un po'. Sì, capita, posso capirvi, mi è capitato spesso. Però certe volte, vabbè, non bisogna neanche poi pensare che... Che tutti siano così. No, assolutamente. Però. Ok, e poi so che avete fatto invece, subito dopo questo progetto, siete passati al progetto gommone sul Po? Sì, abbiamo, diciamo che il Leicone continuiamo a restaurarlo pian piano, abbiamo sempre aggiornamenti da fare, quei mezzi così vecchi hanno sempre qualcosa da fare. Cioè, hanno pensato di fare un tour sul Po, purtroppo noi qui abbiamo il Pescara che non è tanto navigabile, ma sarebbe stato bello invitarli con un gommone qui. Vabbè, raccontate quel progetto. Intanto, come è iniziato quel progetto? A chi ha avuto l'idea? Sì. Sono stata io. Madonna. Sì, perché lui è nato in camper in gommone, nel senso che i suoi genitori l'hanno sempre portato, ma poi vi racconterà lui. E avevamo questo gommoncino che lui aveva acquistato prima ancora che ci mettessimo insieme, ma che non avevamo mai utilizzato, e ci piaceva l'idea di fare una missione, per quanto difficile, perché non è stato molto semplice. Volevamo fare questa missione e seguire tutto il Po arrivando fino a Venezia con quello che avevamo. Alla fine un gommoncino, una tenda da tetto, per quella per le macchine, che noi abbiamo adattato e montato appunto su questo gommone, e partire e superare i limiti, il caldo, l'acqua, il vento, tutto ciò che ci sarebbe capitato durante il percorso per arrivare appunto alla destinazione finale, che era Venezia. Era più una sfida personale con noi stessi. Sì, superare i propri limiti, uscire dalla zona di comfort. Ma vi credo, cioè, poi sicuramente vi mostrerò qualche immagine del... del mezzo. Sì, del tour che hanno fatto, ma cioè, bello e avventuroso. Poi la cosa buona che era estate, quindi... Anzi, ha fatto fin troppo caldo, perché questa estate qui è stata l'estate più calda di sempre. Ci sono state anche due notti di tempesta, però... Ha piovuto pure. Sì, due temporali potenti... Li abbiamo trovati. Però, tranquilli. Per il resto. Anche lì è stata un'avventura, perché non è bastato prendere il gommone e montarci tutto sopra, però era tutto da riparare anche quello. Cioè, quindi non era una cosa già fatta. Abbiamo lavorato 3 mesi per prepararlo al viaggio, e poi il viaggio di per sé è durato 16 giorni. Quindi c'è stata tutta una fase di preparazione prima, sia dal punto di vista dell'itinerario, perché può sembrare semplice. Ma... Si dice che lo youtuber non fa niente. Diciamo che comunque se la gode. Cioè, un po' magari sicuramente seguite le vostre passioni e quindi quello è bello. Però, raccontiamo pure cosa c'è dietro, quanto lavoro c'è di post-produzione, immagino. Sì, dal punto di vista di fare le riprese, proprio ieri sera a cena ne parlavamo, che magari un lavoro che ci andrebbero 2 ore per farlo, se devi fare le riprese ci metti un giorno almeno. E quindi diventa tutto decisamente più lungo già nella fase di registrazione, soprattutto se vuoi fare un lavoro fatto bene. E poi dopo il montaggio, cioè, dipende molto da video a video. Ci sono video che magari mezza giornata li monti, ma altri, tipo quello della presentazione del nuovo furgone, ci abbiamo messo un mese a montare. Un mese. Dove prendete le musiche? Così do qualche consiglio. Per le musiche usiamo Artlist, che è una piattaforma americana che usano tantissimo. Addirittura tante di quelle musiche vengono usate anche su Netflix per film importanti. Free. No, si paga e costa anche abbastanza. Okay. Però hai una libreria musicale infinita. Cioè, costa anche abbastanza, 400 euro all'anno, mi pare. Sì, l'abbonamento che abbiamo noi con anche gli SFX tra i 300 e i 400 euro all'anno. Però la cosa bella, appunto, che della musica fatta da artisti come si deve, hai il diritto del copyright. Ovviamente se la stessa musica la devi usare per fare una pubblicità o un film, devi andare a pagarla di più. Però come youtuber la cifra da poi pagare... Poi ci sono altre strade, eventualmente. Questo è già per un uso più professionale. Ad esempio YouTube Studio c'è una piccola parte dove ti mette della musica a disposizione. Sì, sono quelle che uso io. Sì, esatto. No, c'è già abbastanza scelta e tanti usano quello. Noi, essendo che ci piace anche fare un po' di cinematografico, o magari qualche spot anche per delle aziende, esatto. È necessario avere qualche musica un po' lì, più... Anche perché così è tua quella, sostanzialmente. Sì, la stai comprando, comunque riconosci anche l'artista che ha creato una cifra, secondo me è giusto far girare anche l'economia in questo verso. Ci sta. Se no, cercando su YouTube NCS, sono tutte le canzoni no copyright song, e quindi sono tutte gratuite, al di là di quelle che sono proprio su YouTube. Cioè, io posso farmi una mia canzone e metterla senza copyright su YouTube, chiunque può usarlo. Spesso chiedono che attrezzature usate, cioè usate il PC, il Mac, cosa preferite? Sì, per montare, quindi. Sì, per montare, anche per fare un po' tutto il resto. Per montare abbiamo dovuto fare dei piccoli investimenti, nel senso che
il materiale che avevamo prima non era abbastanza potente da permetterti di montare il video e di far girare un programma come Premiere, perché noi usiamo Premiere per, sì, per montare i video. Quindi la cosa principale che abbiamo dovuto acquistare è stato un computer. Portatile o fisso? Portatile. Perché state in giro? Perché siamo, sì, esatto, stati in giro, esatto. E abbiamo scelto non un Mac ma un Windows, un po' anche per questione di costo, che a livello, a parità di prestazioni, sì, costa leggermente, oh, meno. Sì, sì, decisamente. Decisamente meno. E abbiamo preso un computer da gaming, quindi specifico per quelli scheda che giocano video al computer, esatto, che quindi ha delle caratteristiche adatte al montaggio video. E per il resto invece usiamo il telefono, perché è un validissimo, un validissimo attrezzo per filmare, per fotografare, sì, senza andare... Sì, sì, ormai sì. No, ma tanti ci chiedono cosa devo comprare per fare YouTube, così guarda, c'è già in tasca, se vuoi iniziare, cioè con una Premiere, c'è Premiere Rush, che è la versione più semplice, che gira anche sul telefono, sul tablet. Cioè, i primissimi video li abbiamo montati con l'iPad, con Premiere Rush. Addirittura? Sì, 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 i primi non sono decine, sono 10. Questo è per dire che sì, c'è necessità di riuscire a far girare un programma, però si può fare con quello che uno ha, soprattutto all'inizio, non c'è bisogno, non bisogna fissarsi con devo investire migliaia di euro in attrezzatura, un minimo sì, però iniziare già con quello che uno ha, alla fine conta tanto secondo noi il contenuto, quello che tu fai, quello che tu dici e quello che trasmetti alle persone. Avete dovuto superare qualche paura? Ma legata al mondo di... Sì, sì, per lanciarvi in questo progetto, non so, tu hai, sì, lasciato il lavoro poi alla fine? Cioè, alla fine praticamente l'ho perso per via del Covid, quindi... Ah, ok. Sì, noi avevamo iniziato già prima che lavoravamo entrambi con questo canale YouTube e subito, appunto, come diceva lui, un po' di vergogna, di... Vabbè, di quello ci sta. Ansia, ma ci sto tutto. Poi l'idea di fare questo passo ce l'avevamo, ma non ci dicevamo più avanti, vediamo quello che succederà. Poi è capitata questa cosa che entrambi abbiamo perso il lavoro per colpa del Covid ed è stata una scelta obbligata. Sì, non è stato subitissimo, perché... E i vostri genitori come hanno reagito? No, subito non... perché, cos'è, cioè, lo YouTube? No, raccontiamo l'esatto... No, beh, loro ci hanno sempre seguito molto, supportato, gli piaceva quello che facevamo, si guardano tutti i video, bene, anche perché essendo, sì, abitiamo, sì, lontani, sì, da loro come città, ci vedono più sul canale che di persona, però diciamo che è andato un po' più a gradi. Io prima ero direttore commerciale, avevo un ottimo stipendio e quindi lì diventava anche un po' più difficile lasciare il lavoro per dedicarci a YouTube, perché YouTube comunque ci porta delle entrate, ci portava delle entrate, però dall'altra parte erano molte di più. E d'altro canto però lavoravamo veramente tantissimo, cioè lei quando eravamo a Torino lavorava 6 giorni a settimana, io avevo uno stress tale che anche nei weekend comunque ero a pensare ai clienti, agli agenti, e quindi ci frenava un pochettino quello, eravamo molto combattuti, presi in mezzo, e poi dedicavamo molto meno tempo, cioè nel weekend registravamo i video e di notte li montavamo, quindi e poi... c'è stato proprio un periodo dove si lavorava di notte per riuscire a portare avanti quello che riuscire a montare video, perché comunque è importante la costanza, è fondamentale la costanza. Quindi cioè che sia un video a settimana, che sia un video al mese o che siano 3 a settimana come facciamo noi adesso, bisogna portarle, cioè il pubblico alla fine li aspetta, si aspettano il tuo video di vedere quello dopo e... Certo. E non possiamo deluderli. Esatto, poi ci sarà il video che lo guardano di più, il video che lo guardano di meno. Comunque, tornando al discorso di prima, dopo l'esperienza come direttore, che poi ho perso il lavoro, ho deciso, una volta per scuola, ho detto voglio uscire dal settore, quindi basta tutto questo stress dato da quel lavoro lì. Ho trovato un lavoretto provvisorio nel frattempo, che però mi pagava molto poco, cioè in proporzione a quanto lavoravo. E da YouTube guadagnavamo di più di quello che guadagnavo io col lavoro fra virgolette normale. Assurdo. Esatto, da una parte però lavoravo 5 giorni a settimana, dall'altra solo 2. E quindi ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto, cioè... Mettendoci più impegno, mettendoci tutto il tempo necessario, si potrebbe arrivare a dei risultati... Sì, perché adesso che facciamo questo, quasi solo esclusivamente questo, è poco, sono 4 mesi. Da luglio. Da luglio. Quali città avete visitato? Con il camper, cosa... In generale? In generale, o... così, o la città, intanto quali, cioè così, le maggiori... Vabbè, allora, noi abitiamo in provincia di Cuneo, quindi fondamentalmente tutta la parte lì l'abbiamo vista tutta quanta, noi poi siamo amanti della libera, la sosta libera in camper è quando vai in un posto dove non c'è niente, lontano dalla città, sperduto, magari in cima alla montagna e... Delle montagne, quindi poi noi siamo fortunati.
Sì, lì. Sì. Perché hai delle montagne veramente bellissime, hai tantissima scelta, hai tantissimi posti. Poi noi abbiamo un cagnolino, quindi per farlo stare libero sono posti super adatti. Sì, ogni volta è un giardino illimitato, noi facciamo colazione, apri la porta, un portellone, lui parte e vola. Quindi tutta la parte delle Alpi, diciamo, fra Piemonte e Francia l'abbiamo è vista tutta quanta, ma lì siamo a casa. Se dobbiamo montare 4-5 video anziché stare a casa, prendiamo il camper, perché se è estate per andare a cercare il fresco, che se è inverno per andare a cercare la neve. E il posto più lontano? Posto più lontano o Portogallo o l'Olanda. Sì. Che abbiamo fatto un tour che ci ha portato fino in Olanda, quindi abbiamo visto Francia, Germania, Austria. Ma sempre in sosta libera oppure avete scelto? No, sempre, cioè quel viaggio lì soprattutto l'abbiamo fatto quello lì in Olanda, 3 settimane sono state, le abbiamo fatte appoggiandoci comunque dare sosta. Sì, qualche dare sosta per fare il carico e scarico e... Sì, però sì, il campeggio quella volta lì proprio... Ma su Google ci sono le indicazioni per le aree soste? Cioè sì, quindi avete pianificato non tantissime, però su Park4Night, che è un'applicazione che consigliamo a tutti quelli che si avvicinano a questo mondo, è un'applicazione dove ognuno può mettere le soste, che siano sia libere che i camper service, perché poi tante volte magari il comune fa l'area carico e scarico, però non è pubblicizzata da nessuna parte. E io, per esempio, utente nel mio paese, cioè, oppure vado in quel paese, la trovo, non è segnata sull'app e puoi aggiungerla. Quindi è proprio una community che si aggiorna. Belle è che non c'è solo la possibilità di inserire, ma c'è la possibilità di lasciare delle recensioni. Okay. In quel posto lì magari non funziona l'acqua o c'è un problema, è tutto scritto da delle varie persone. A livello di sicurezza, perché una delle paure che poi si ha, secondo me, in questa avventura è quello di oddio, cioè vi dico così perché era mia madre che mi ha trasmesso questa cosa del camper, della paura del camper, no, è vero. E poi noi esprimiamo quello che i nostri genitori un po' ci hanno detto, no? Ditemi questa cosa. Allora, noi pensiamo di essere molto più sereni e tranquilli lontano dalle città, perché se ne anche in base a quello che sentiamo, in città sono il posto dove succedono la maggior parte delle cose spiacevoli. Brutto. Per quello in città noi andiamo in campeggio. O in strutture, come in questo caso che ci hai ospitato gentilmente a Pescara, non ci saremmo ma non perché Pescara sia malfamata, anzi, no, Pescara rispetto a Torino, Milano, tante altre città è tranquillissimo. Sì, più tranquilla. Però comunque, essendoci dell'attrezzatura sul furgone, essendo che adesso in particolare non siamo col camper, ma siamo con un furgone con una tenda da tetto sopra, così. Poi ve la mostro. Esatto, o se in un posto sperduto, o se no è meglio, diciamo, stare in una struttura. Così dormi più tranquillo e hai qualche comodità in più che non fa mai male. Sì. Invece per quanto riguarda la libera, lì bisogna fare un po' attenzione, nel senso che c'è posto e posto. Fermi a bordo strada rimane sì un pochino più rischioso. In posti un pochino più sperduti, ad esempio noi facciamo strade sterrate, andiamo proprio a cercarci posti pure il fatto che avete forse il cane, magari è... Il cane ci tranquillizza molto, nel senso che appena sente un rumore ci avvisa. Poi è buonissimo, non farebbe mai del male a nessuno, però è già una specie di antifurto molto valido. E comunque appunto in questi 5 anni che abbiamo il camper nessuno ha mai provato a entrarci dentro, anzi la paura più grande fra virgolette è che in Italia, essendo non regolamentato tanto bene la sosta libera in camper, è più la paura che venga la polizia a fare storie, a dirti di spostarti o a farti la multa. Anche multe però non le abbiamo mai prese, siamo sempre stati molto gentili, disponibili. Poi ovviamente se ti beccano che hai il tendalino aperto, hai le sedie fuori, il tavolo fuori, quello diventa campeggio, non è quindi sosta, è giusto, anche giusto se ti fanno la multa. Alla fine di quei 16 giorni sul posto, cosa avete provato? Io pianto. Ok. Se c'è il video dell'arrivo a Venezia. Sì. No, solo perché è stato un viaggio stancante, sì. No, è stato... perché comunque sono 16 giorni, però passati lì è sembrata molto più lunga. E sì, ma poi lo spazio è anche piccolo. Esatto. Lo spazio è piccolo. Ma poi non avevamo molte aspettative di arrivare, sinceramente. Noi pensavamo... che sarebbe successo qualsiasi, cioè era talmente, subito quando uno parte può calcolarsi le variabili che può succedere, imprevisti così, e lì la percentuale di imprevisti che poteva esserci era altissima rispetto a un viaggio normale. Si poteva bucare il gommone, la riparazione che avevamo fatto noi, che è il pezzo più importante, è la parte dove sta attaccato il motore e che spinge per portare avanti, noi quello abbiamo riparato. Se abbiamo sbagliato qualcosa e se la prima parte del Po non è segnalata, non ci sono indicazioni, e se becchi il fondale basso, c'erano tantissime, e l'abbiamo beccato, c'erano tantissime possibilità era un bombone, di fallire, cioè abbastanza facile.
È anche leggero, penso. E più o meno, perché ci abbiamo caricato sopra 400 kg di cose più noi. Il gommone di per sé pesa 200 kg, quindi un migliaio secondo me ci arrivavamo. Fra con le batterie, come l'hai fatto? Con un pannello solare? Sì, avevamo una batteria al litio da 250 ampere e un pannello solare flessibile da 300 watt. Quindi quando ci fermavamo lo aprivamo, e che è un po' simile a quello che stiamo usando adesso sul furgone qua. Ce la fa? Ce l'ha fatta? Sì, ce l'abbiamo fatta. Forse era l'estate, c'era sì, qui il computer, lì abbiamo fatto un grossissimo lavoro prima della partenza, al di là della preparazione del gommone per i contenuti, perché noi solitamente montiamo i video man mano che devono uscire. Ieri abbiamo montato il video che esce oggi, oggi monteremo il video che esce domani, in un'ottica è meglio programmarseli, però quando non si riesce. Invece per quel viaggio lì, essendo che era già abbastanza impegnativo proprio dal punto di vista logistico, abbiamo deciso di per il mese di agosto, anziché fare tre video a settimana, farne due e montarli tutti quanti prima di partire. Che è stato un grosso lavoro anche quello, perché okay. 16 giorni vuol dire... E poi quando siete arrivati avete montato i video... Esatto, sì, abbiamo registrato tutto il materiale, il computer ci serviva esclusivamente per fare i backup dei file che ogni 3-4 giorni riempivamo le schedine, esatto. E quindi non abbiamo lavorato tanto al computer, caricavamo il drone, caricavamo la macchina foto, i cellulari, l'iPad. Okay. Beh sì, perché fare un montaggio poi sul gommone... Era difficile, sì, ma qui non c'era proprio il tempo, cioè... Non c'era possibilità di montare in viaggio perché... Il motore faceva molto rumore, il vento, comunque si saltava abbastanza, sì. E quindi quello no. E quindi il bisogno di corrente era relativo. E invece adesso c'è un altro progetto in corso, che si chiama Pluto, ok? Sì. E no, in pratica... Che è venuto in mente pure. Ma quello anche insieme. Quello anche insieme. Era da quando abbiamo iniziato a ristrutturare il nostro camper, e era un sogno perché... sogno americano, tipo, esatto, che si vede, esatto, si vede esatto, sì, il lavoro che noi abbiamo fatto è stato quello di smontare per ricostruire. Invece volevamo la tela bianca da fare a nostro piacimento, e per quello è arrivato Pluto. Sì, che sì. Anche Pluto è uno sprinter del 2001, che a vederlo adesso è bruttino, tutto un po' bollato e con tanti chilometri. Sembra Pluto però. Sì, esatto, per il colore che ha, che si chiama Pluto proprio perché il colore è esattamente quello. E poi appunto a noi piace sporcarci le mani, quindi stare fermi o far solo viaggi non ci piace, sì. Anche alla nostra community piace vedere i nostri lavori, comunque le soluzioni che troviamo. Potevamo prendere un qualcosa di meno rovinato, invece è stata proprio una scelta andare a prendere qualcosa da brutto, rovinato, da sistemare. Economico soprattutto. Economico, da sistemare, anche questa di nuovo una sfida, perché noi di carrozzeria non ne sappiamo niente. Vabbè, immagino. Sì. E impareremo facendo, la cosa bella è quella, mettersi alla prova e dire questo ce la posso fare, imparare e a farlo. Sì, perché sì. Si può. Sarebbe bello coinvolgere sì. Qualche youtuber che fa invece carrozzeria, fare tipo un meeting e sì, vi incontrate sì. No, e sistemate la carrozzeria insieme a lui. Sarebbe sì, anche sarebbe bello. Non so se c'è qualche youtuber. Abbiamo trovato youtuber meccanici con cui faremo alcune cose più di meccanica nelle loro officine. Sì. Bellissimo, insieme. Così... No, no, infatti c'è il bello è anche quello. Ma sì, perché tanto allora sicuramente riuscirai a farle quelle cose, però impiegherai molto più tempo. Esatto. Poi magari così. Sbagli e devi rifare. E lo devi rifare. Sì. Però si cresce così, no? Sì, sbaglia, no, infatti... si analizza e si rifà. Dopo un video dopo ho cambiato l'olio del differenziale, la prima volta che cambiavo l'olio del differenziale, però si fa alla fine studiandosi un po' prima i lavori, ma tu lo sai meglio di me. No, ma infatti io cioè, faccio così, cioè certo mi informo, o mi vedo un video, un tutorial su sì. YouTube, perché comunque ce ne sono tanti. Oppure vado proprio a studiarmi qualcosa di quello che mi serve e poi o vado in formazione, mi faccio formare, vado dal meccanico, vado dall'elettricista amico, cioè chiedo certo. Informazioni e poi comunque vado avanti, provo, sbaglio, imparo e aumento il mio zero. Io dico sempre alle ragazze che lavorano con me, ai ragazzi, di ripartire dal vostro zero, che non è lo zero assoluto ma è il vostro zero, sì. Cioè, e quindi da lì poi si riparte. Non si smette mai di imparare, quella è la cosa bella. Anche perché uno non si può fossilizzare su una cosa difficile, non lo so fare, appunto, basta, è finita lì. C'è un approccio mentale, il fatto di dire non lo so fare già è escluso che tu puoi imparare. Non lo so fare, io lo dico anche a mia figlia, non lo so fare adesso, oggi, brava. In questo momento. Ma non è detto che non posso impararlo. Ok, piccola, piccola clip di crescita personale. E con Pluto cosa invece volete fare poi alla fine?
La cosa che vogliamo fare con Pluto è proprio quella di dimostrare come con poco volendo si può realizzare un camper. Infatti c'è stata da poco la fiera del camper e noi abbiamo tantissime persone che ci seguono, molti hanno il camper ma l'80% non tante ce l'ha. No, cioè, tante l'hanno comprato dicendo che l'hanno ma spaventa visto anche il costo. Esatto, il costo, sì, le disponibilità e appunto essendoci stato questo boom non ci sono i camper nuovi e i prezzi degli usati sono saliti tantissimo. Cioè il nostro camper, senza considerare tutti gli accessori che abbiamo montato, perché abbiamo fatto un video apposta e abbiamo visto che sono 16.000 euro di lavoro su un camper da 12, però fatti da noi e quindi abbiamo speso decisamente meno. E quindi senza considerare quello, noi l'avessimo comprato a 12, non avessimo fatto nessun lavoro, ce ne hanno offerti 20-25 per venderlo adesso, dopo 5 anni, e quindi è quasi raddoppiato il valore. E qui, questo è solo per far capire più o meno quanto sono saliti i prezzi. E quindi noi vogliamo dimostrare proprio che con delle cifre piccole, un po' di manualità, voglia di fare anche un po' di spirito di adattamento, spendendo molto meno, quindi la cifra di una macchina usata, esatto, si può comunque viaggiare. Esatto. Infatti questo viaggio noi siamo arrivati fino a qua, compiuto... Vabbè, voi siete pazzi. No, io non ci credo, sono andato lì l'altro giorno a vederle e ho detto ma è impossibile. No, quindi il concetto prima ancora di camperizzarlo tutto, che servono già delle competenze in più, è proprio far vedere con questo viaggio che abbiamo fatto fino a qui, che in realtà l'abbiamo fatto per motivi lavorativi, però già che ci siamo abbiamo documentato il tutto, abbiamo caricato sopra la tenda da tetto che avevamo montato sul gommone, dentro il portafotti che è un bagnettino chimico portatile che avevamo sempre sul gommone, un fornelletto da campeggio, quindi cose già così semplicissime. Da campeggio è... Una persona con 4.000 euro, ma neanche 3.500, riesce a prendere e partire già a viaggiare. Ovviamente ci va dello spirito di adattamento, noi l'abbiamo fatto in autunno, sì, che fa freddo. In estate sicuramente si può... In estate è meglio. In estate con l'allestimento che abbiamo adesso si può fare tranquillamente. Abbiamo messo anche un piccolo riscaldamento, anche lì abbiamo spiegato come scaldare un furgone spendendo il minimo possibile. Indispensabile. E poi l'idea quando torneremo a casa invece di... È di camperizzarlo tutto, che è una cosa che una persona può fare anche man mano nel tempo. Sfruttando già quello che hai, piano piano riesci a portare avanti il progetto. Noi adesso vorremmo rifare la carrozzeria e fare la camperizzazione interna, quindi mettere proprio il letto vero e proprio, la cucina e infine per coronare tutto anche omologarlo camper, esatto, quindi proprio da farlo diventare un camper anche a tutti, cambiare, sì, destinazione d'uso, sì, sì. Una domanda di rito è quella che faccio di solito, è che cos'è l'ospitalità per voi e qual è il posto più ospitale che avete incontrato nel vostro viaggio, nei vostri viaggi? Sì, sì, sì. Vabbè, l'ospitalità penso che tu sei la rappresentazione. Io faccio parte. No, in questo caso, partendo da lì, in questo caso tu per esempio con noi sei stato veramente molto ospitale. Perché... Vabbè, a me piace, io faccio, cioè, sono nel DNA l'ospitalità, quindi ok. Ma lo faccio con amore, lo faccio con No, ma si vede, si vede, quello è il bello assolutamente. Ma voi, qual è la vostra idea di ospitalità e qual è il posto più ospitale che avete incontrato? Vai. E secondo me è una cosa che testiamo tutti i giorni, nel senso che noi viaggiando, muovendoci tanto, per lo più ci ospitano i luoghi. La natura, il verde, anche solo un posto con un albero che ti ripara, ti fa un po' di ombra e tu puoi sostare lì sotto con il cane, mangiare anche solo un panino. E quello secondo me, è la terra nella quale viviamo. E poi oltre a questo, oltre al nostro modo di vivere la natura e girare, un'esperienza molto bella è stata Raffaele. Sì. Esatto, in questo là. Raffaele, che è un ragazzo che ci ha ospitato durante il viaggio in gommone in un momento abbastanza brutto, nel senso che noi siamo arrivati, ci stavamo avvicinando a Venezia e quindi si iniziava a percepire tanta idea di civiltà e quindi non ci volevano. E diventava molto più turistico, mentre sul Po erano tutti molto accoglienti perché non c'erano turisti, quindi quando c'era un turista anche lì è stata un'idea di accoglienza, perché ogni posto, esatto, dove arrivavamo, da quello che con il sorriso, la chiacchierata che ti facevi semplicemente, a quello che magari ti portava anche da mangiare o ti metteva a disposizione delle strutture. Però in quell'occasione lì in particolare eravamo molto demoralizzati perché faceva caldissimo e in più di un posto ci hanno mandato via abbastanza malamente. E poi siamo arrivati in questa base nautica lussuosissima dove c'erano degli yacht giganti. Subito anche lì ci hanno un po' preso male,
soprattutto altri clienti, non sto parlando. E poi è arrivato questo omone grande, grosso, con un chupa chupa in bocca. Dai, che ci ha salutato. Voi chi siete? Gli abbiamo raccontato, spiegato e si è innamorato. Ma senza parlare del discorso YouTube, cioè io ho solo parlato del viaggio del che stavamo facendo. Cioè, YouTube facendo? Non è che voglio andare in giro a dire siamo YouTuber, non lo diciamo proprio, cioè se poi viene fuori. Lui si è innamorato di questo progetto, ci ha proprio trattato come figli suoi, ci ha accolto, ci ha offerto la pizza, è rimasto con noi tutta la sera a offrirci gli spritz. È stato, e abbiamo passato 2 giorni con lui che ci portava avanti indietro e ci ha accolto come se fossimo della famiglia. Bello, bellissimo. E quella è un'esperienza che a noi rimarrà nel cuore. E poi ci ha colpito particolarmente perché dopo 10 giorni di viaggio selvaggio così, avevamo i bagni, la piscina e questo personaggio qui che era infatti siamo stati una notte. Il posto barca lì costerebbe 45 euro a notte, solo il posto barca più le persone e tutto. Fa no, perché siete voi 20 euro, state qui e il secondo giorno non ci ha neanche voluto far pagare, però era proprio contento che noi fossimo lì. Sì, perché è una cosa particolare. E però cioè, fa effetto da una persona che non conosci, che non, fino a un'ora prima non sai chi è, un po' come anche con te, cioè non ci conoscevamo prima e poi è scoppiata un'amicizia. Sì, sono veramente belle cose. E su queste poi le cose che ti rimangono dei viaggi. Questa è la vera ospitalità, ok, che andrebbe trasmessa. Va bene, io sono grato di avervi avuto qui. Se volete aggiungere qualcosa, ditemi. Ma allora, sul nostro canale uscirà un video... Sul nostro canale uscirà un video del nostro soggiorno qui, non sarà chissà quanto completo, perché ha anche piovuto, quindi non è stato facilissimo registrare tutto, è tutto un po' grigio, però speriamo di raccontarvi al meglio come è stata la nostra esperienza qui. Sì, ma al di là di quello, poi dovete tornare. Ah beh, assolutamente. Okay, perché l'anno prossimo ci sarà la piscina, quindi comunque... Dobbiamo pensare a quel glamping, anche se vogliamo costruire qualcosa insieme. Esatto, sì. Benissimo, state qui un po' di tempo, mi date una mano. Anche perché la nostra idea poi di la creazione di Pluto, se tutto va a buon fine, non dovremmo farla in Piemonte come doveva essere inizialmente, ma forse la faremo in Umbria, quindi saremo anche più vicini. Più vicino. E potrebbe essere quando finiamo il mezzo, prima ancora di tornare al profondo nord. Una tappa qua, molto volentieri. Per me è stato un piacere, anche un onore, per è stato davvero bello ospitarvi qui, ma comunque proprio piacevole conoscervi, incontrarvi, ok? Grazie. Poi vi lascio tutti i link in descrizione se volete guardare tutto quello che vi pare, e c'è tanto da vedere. Grazie. Un abbraccio simbolico. Grazie mille. Ciao.